una pescatella di oggi, poi c'è anche il resto, c'è anche un aluzzo, un'orata. Bene? In una mattinata di fine ottobre, il nostro capitano Francesco Martelli cerca di rilassarsi con la famiglia in pesca a light drifting. La missione è quella finalizzata alle palamite, però potrebbe venire a bordo anche altro pesce interessante. Lasciamo il nostro capitano in compagnia della moglie nell'opera di pasturazione e alle prese con le lenze. Oggi solo due canne attive, una leggerissima di azione 1-2 grammi e l'altra leggera ad azione 10 grammi. La pasturazione la si fa a base di sarda. Le sardine vengono inserite dentro il Sardamatic. L'attesa del dry dipping. Le canne del nostro capitano sono così armate. Lenza madre monofilo dello 0,24, trigirella dello 18, finale P-line dello 0,18,5, lungo metri 2,5-3 e rinforzino di circa 10 cm dello 0,31,7. La prima palamita era stata documentata nel video Come si pescano le palamite parte 1 e questa sessione fornirà delle buone sorprese. Buon divertimento! Altra palamita. Si è allamata un'altra palamita. Cerco sempre di tenermela in zona, in questo settore, possibilmente, se no devo fare il giro della barca, poi c'è l'ancora. Allora, guarda. Vai, a posto. Questa più piccolina. Sarà 1,2 kg, 1,5 kg sta via. È un'orata, sì, fa vedere. È accesa. O sarago. Saragone fa vedere. È un saragone, guarda. No, no, un'orata, guarda. Ecco l'orata, ci mancava anche l'orata. Questo è uno dei posti d'occhio. Per stasera mangeremo anche l'orata. Non è grossa, è un'oratella su 500-600 grammi. Un'oratella piccolina, però tutto fa. Thank you.
dalla Palamita all'Oratella. Piccolina, anche questa rientra nel gruppo misto, eh? Non solo palamite, anche barracuda. Questo è l'aluzzo, il luccio di mare. Grosso, comunque in umido con le patatine è sempre buono, eh? Eccolo qua, aluzzo. Altra palamita. Il filo è molto fine, eh? Ha dato alla canna di pochissimi grammi e si vede anche dalla flessione della vetta e del sottovetta. È tostina anche questa qui, sì. È un pezzo. Piano piano comincia a cedere anche questo esemplare. Piano piano, perché l'altra, la penultima l'ho perduta. Pensavo che fosse staccato. Nervosa questa, Questa è tosta, questa non vuole cedere. Imprevedibile, eh? Con il 18,5. Grazie anche alla canna, eh? Alla canna che sta lavorando egregiamente, molto molto bene.
Chiara, vedi, Verdognola. Eccola là, guarda. Guarda, viene a galla, guarda. Ormai dovrebbe averla quasi avuta, dopo. Questa è stata terribile. È stata proprio terribile questa. Eccola lì. Non la vedo. Guarda, eccola lì, aspetta. Aspetta, guadino, aspetta. No, qui, è qui. Te non fai la ripresa. La mitella è una 3 kg, però questa è stata proprio tremenda. È stata tremenda questa. Un pelagico proprio che ha dato una soddisfazione veramente notevole. Scusami. Guarda, sembrava più grande, guarda. Era proprio nervosissima questa qui. Di un vigore unico, guarda. Vedi il rinforzino? Ecco il rinforzino, no? A chi mi segue. Il rinforzino impedisce al pelagico di tranciare il finale, vedete? Una gocciolina di colla, il nodo doppio uni. 31,7 pilai il rinforzino e lo 0,18,5 il finale, lungo circa 2 metri. Una pescatella di oggi, poi c'è anche il resto, c'è anche un aluzzo, un'orata. Bene?